Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi avevo voglia di fare un video un po' chiacchiericcio e girando sul web cercavo qualche tag carino e mi sono imbattuta in un tag che mi piace molto, ovvero quello delle mie abitudini mangerecce. Quindi, visto che io amo la cucina e tutto quello che riguarda la cucina, eccetera, non potevo non fare questo tag. Ho visto questo tag nel canale di Sweet Pink Crazy, credo si chiami così, che è una ragazza appunto che fa video su YouTube, e io ho trovato per caso questo tag da lei. Difficilmente trovo dei tag carini da condividere con voi, però era da tanto che non ne facevo, quindi facciamo questo tag insieme. Allora, qui ho il foglio con tutte le domande perché me lo sono scritta, me lo sono stampata perché altrimenti era un po' un casino, anche perché questo tag è diviso in tre sezioni: colazione, pranzo e cena. Iniziamo quindi con la prima domanda sulla colazione. A che ora ti alzi solitamente al mattino? Presto, normale o tardi? Allora, io mi alzo super giù 8:30, 9, quindi non è né prestissimo ma neanche tardissimo. Poi dipende, se devo fare delle cose posso anche alzarmi alle 7, ovviamente dipende, però di solito verso le 8:30, 9. Seconda domanda, colazione liquidi, tè, caffè, latte o cioccolata? Vabbè, al mattino io senza caffè non potrei vivere, quindi il caffè immancabilmente. Tè la mattina quasi mai, più che altro il pomeriggio. E vabbè, poi ovviamente metto caffè con una bevanda vegetale, latte di soia, al solito, che già avrete visto nelle mie colazioni, nei miei vlog, sempre. Terza domanda, spremuta d'arancia sì o no? Al mattino no, non mi piace. Magari mezza mattinata un bicchiere potrei anche berlo, ma di mattina proprio no, col caffè poi no. Quarta domanda, yogurt sì o no? Eh sì, lo yogurt io lo prendo, capita che lo prendo anche coi cereali, quindi sì. Quinta domanda, tazza grande oppure tazzina? E vabbè, dipende, se prendo solo il caffè prendo una tazzina, se prendo un cappuccino con latte vegetale eccetera metto la tazza più grande, ovvio. Sesta domanda, latte di mucca, di soia o altro? Vabbè, sapete che io il latte di mucca non riesco proprio a digerirlo molto bene, quindi ovviamente prediligo le bevande vegetali, che sia di soia, che sia avena, che sia nocciola, eccetera, riso e mandorla che adoro, e vabbè, insomma, quindi queste. Settima domanda, pane Nutella o pane e marmellata? Al mattino io preferisco magari pane e marmellata, anche se il pane e Nutella per me è la cosa più buona del mondo, però non lo mangio quasi mai, a meno che non sia festa oppure sabato e domenica ogni tanto, però pane e marmellata sì, magari marmellata o confettura comunque light. Ottava domanda, biscotti o cereali? Tutti e due, a volte cereali, a volte biscotti col caffè, quindi tutti e due. Nona domanda, metti il cacao nel latte tipo Nesquik o altre marche? No, io nel latte o comunque nelle bevande metto sempre il caffè. Queste cose Nesquik eccetera non le metto quasi mai, nemmeno orzo, niente, quindi caffè, latte e caffè, caffè e latte. Miele sì o no? Se sì, quale qualità preferisci? Io il miele non lo metto quasi mai in realtà, perché non amo mettere comunque dolcificanti, il caffè lo prendo amaro, vabbè che il miele non c'entra niente con il caffè, ma anche nelle bevande non emetto dolcificanti. Se proprio dovessi mettere del miele c'è una marca che mi piace tantissimo, che è quella Rigoni di Asiago, e adesso non mi ricordo come, se è Mille Fiori. Comunque è tipo cremoso e mi piace un sacco questo miele. Comunque di solito sempre Mille Fiori. Passiamo al pranzo. Prima domanda sul pranzo. A che ora pranzi di solito? Allora, io non sempre pranzo in realtà. A volte faccio uno spuntino veloce perché quell'orario io lo uso per andare in palestra. Cioè io vado in palestra verso 1:30, quindi faccio un pasto un po' veloce e vado. Però quando non vado in palestra di solito verso le 2 mi faccio un piatto di pasta integrale, sì. Verso le 2:15, super giù. Seconda domanda, acqua naturale o frizzante? Allora, a me l'acqua frizzante non piace, cioè non la prendo mai, per me non esiste l'acqua frizzante, quindi se devo bere acqua, io bevo acqua, sempre naturale. Terza domanda, vino sì o no? Stiamo parlando del pranzo, quindi io a pranzo di solito bicchiere di vino non lo prendo, preferisco la sera. Però se è domenica, se si è fuori, agriturismo, ristorante, eccetera, oppure festa, perché no, un bicchiere di vino rosso lo bevo ben volentieri. Quarta domanda appunto chiede se sì, rosso, bianco o rosato. Se è un pranzo, è un pasto, comunque preferisco il vino rosso. Poi se è un aperitivo, un rosato o un vino bianco frizzante, mi piace tantissimo. Quinta domanda, pane bianco integrale al latte, al grano duro o con altri tipi di cereali? Allora, il pane per me è la cosa più buona del mondo. Io preferisco il pane alla pasta. Però ovviamente io a cena lo mangio sempre, cioè non, a cena io mangio pure il pane,
quindi preferisco mangiare un pane integrale. Però non vi nego che tipo la domenica, quando c'è qui il camioncino del pane fresco di paese, io prendo il pane del paese, che una bella pagnotta di paese ci sta sempre. Soprattutto quando è bello caldo con un filo d'olio novello, vabbè, ciao. Sesta domanda, credo sia sempre inerente al pane, fatto in casa o acquistato? Vabbè, acquistato, perché metto a fare il pane in casa. Cioè, lo farei anche, però ogni tanto. Settima domanda, pasta sì tutti i giorni, una volta a settimana oppure mai? Allora, io direi una volta a settimana, perché tutti i giorni sicuramente no. Mai, anche mai, è capitato settimane dove non ho mangiato pasta. Però dai, facciamo una volta a settimana. Ottava domanda, carne bianca o rossa? Carne bianca, io preferisco la carne bianca, nulla togliendo a quella rossa perché comunque la mangio pure, una o due volte a settimana la mangio, poi quando ci sono dei piatti particolari la carne rossa mi piace tantissimo. Però appunto per una questione di dieta palestra, questo e quello, preferisco mangiare carne bianca, che mi piace pure tanto, io amo il pollo. Nona domanda, verdura meglio cotta o cruda? Allora, se si tratta di insalate ovviamente cruda, però quando si tratta di bieta, cavolfiore, broccoli, broccoletti, eccetera, sempre cotta. Io, a me piace la verdura cotta, la digerisco meglio, mi piace di più. Soprattutto l'inverno. L'inverno per me la verdura, minestra, eccetera, le faccio sempre, mi piacciono tanto. No, verdure crude diciamo che non ne mangio, a parte appunto l'insalata. Decima domanda, frutta di stagione oppure esotica? Io la frutta mangio sempre quella di stagione, a parte che mi piacciono molto mele e arance in questo periodo, poi vabbè, banane ci sono sempre, però frutta esotica no, raramente la frutta esotica. Passiamo alla cena. Prima domanda, a che ora ceni di solito? Io ceno di solito verso le 8, 8, 8 e un quarto, quello è l'orario, prima quasi mai. Anzi no, prima mai. Seconda domanda, minestrina o minestrone? Minestrone, preferisco sentire proprio i pezzi di verdure, patate, fagioli, non mi piace quando, per esempio, c'è chi la fa passata, ma io non ci sento gusto a mangiare la verdura passata, frullata, io preferisco sentire appunto i pezzi. Quindi bello consistente, proprio un bel minestrone. Terza domanda, pasta o brodo? Pasta in questo caso, brodo no, minestre sì, ma brodo no. Cioè tipo la pastina quando sto male, ma... Oppure quando mi viene quella voglia ogni tanto di pasta col dado o la pastina con il formaggino, tipo, vabbè. Niente, cose, ricordi d'infanzia. Quarta domanda, brodo di dado o di carne? Vabbè, brodo di carne non lo faccio mai. In realtà per essere più sbrigativa, per fare una cosa più sbrigativa, appunto, sempre il dado uso. Ovviamente fare un buon brodo di carne sarebbe la cosa migliore, ma sinceramente non ho tutto questo tempo e poi io... non mi va, in sostanza. Quinta domanda, acqua, vino, birra o Coca-Cola? Acqua tutta la vita e ogni tanto un po' di vino, la birra con la pizza. Coca-Cola e bevande varie non ne bevo, capita sporadicamente, ma non ne faccio proprio un uso smodato, assolutamente no. Sesta domanda, grissini sì, no qualche volta? Qualche volta, così, come si dice, per... spezzare un po' la fame, però in realtà non ne mangio, cioè a posto di che? Meglio i crackers. Settima domanda, dessert dopo cena? Pasticcini, fetta di dolce, gelato? Beh ragazzi, io sono molto golosa, però in realtà dopo cena io non prendo nessun dessert, a meno che non sia fuori, non sia appunto qualcosa di speciale, weekend eccetera, ma di solito no. Se proprio devo mangiare durante la giornata un dolce o un dessert, io preferisco il pomeriggio o al massimo la mattina. A volte d'estate per esempio sostituisco la cena con una bella brioche col gelato, ma quello per me è un pasto, cioè praticamente appunto è una cena, perché è bello sostanzioso, cioè una brioche è enorme. Però se dovessi mangiare per esempio una brioche di quelle dopo cena, cioè mi potrei andare a ricoverare direttamente. Ottava domanda, infusi e tisane, sì o no? Infusi e tisane, sì, a me piacciono molto. Mi piace soprattutto adesso con l'inverno, il pomeriggio, quando sto al computer o guardo la TV, e anche dopo cena, prima di andare a letto, una bella tisana me la faccio. Nona domanda, camomilla, tisane rilassanti o infusi digestivi? Camomilla quasi mai, perché non mi piace proprio il sapore della camomilla in sé. Tisane rilassanti quasi sempre e digestive quando capita. Decima domanda, prima di andare a letto sei solita sgranocchiare qualcosa? Ebbene sì, in realtà ogni tanto mi viene quell'angurino prima di andare a letto, quindi
prendo il pezzettino di cioccolato, un biscottino, un po' di yogurt, dipende. E anzi mi trattengo molto, devo dire. Quasi sempre in realtà faccio uno spuntino pre-nanna, perché comunque vado a letto io molto tardi, verso le 2, quindi dalle 8 alle 2 mi viene fame. Che ci posso fare? Dovrei andare a letto prima, e vabbè. Bene ragazzi, le domande sono finite. Io trovo che questo tag sia veramente carino, sia per conoscerci un po' di più, sia appunto perché si tratta di cose mangerecce, quindi a me piace molto. Se volete provate a rifarlo, siete tutti taggati ovviamente. Fatemi sapere un po' le vostre abitudini mattutine, del pranzo e della cena. Spero come sempre di avervi tenuto compagnia. Se è così, ragazzi, non dimenticate di lasciare un like e di iscrivervi al mio canale. Come sempre vi mando un bacione e vi aspetto al prossimo video. Ciao!